Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo! A chi piace la matematica? È vero, la matematica non piace a molti. Infatti, nel video di oggi non vi insegneremo la matematica in senso stretto. Anche perché non sono sicuro che ne saremmo capaci. Quello che vedremo nel video di oggi sarà come parlare di matematica in italiano, una lezione a cui sicuramente non avreste pensato, ma che potrebbe rivelarsi molto utile nella vita di tutti i giorni. Rimanete là, ne vale davvero la pena. Ok, ora ti sei tolto lo sfizio di fare l'introduzione con i baffi, adesso vai a tagliarli. Ma perché, scusa? Perché queste discriminazioni contro i baffi? Sembri uscito dagli anni 50. Allora, la prima cosa che bisogna sapere, ovviamente, sono le quattro operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. L'addizione non è altro che una somma, e cioè si aggiunge una o più quantità a un'altra. Questo è il simbolo che contraddistingue l'addizione e si legge più. Quindi, per esempio, questa addizione si leggerà 12 più 5. Sì, e di solito prima del risultato si aggiunge il simbolo uguale. Dunque, 12 più 5 uguale 17. Per chiedere a qualcuno il risultato di un calcolo per qualsiasi delle quattro operazioni useremo l'espressione quanto fa, mentre per rispondere diremo fa. Quindi quanto fa 147 più 345? Fa 501. Il risultato dell'addizione si chiama somma. Adesso però passiamo alla sottrazione. La sottrazione non è altro che togliere una quantità da un'altra e il simbolo che la contraddistingue è questo, che si legge meno. Dunque, questa operazione si leggerà 120 meno 34. Giusto. Ah, il risultato della sottrazione si chiama differenza o resto. Ora passiamo alla moltiplicazione. Prima di continuare, vi ricordiamo di passare dal nostro negozio online, l'Ernamo Collection, per acquistare... Ah, che palle però, così non comprerà mai nessuno. Ci vuole qualcosa di più convincente. Scusa, ma questo abbiamo. Ci serve una chitarra. Non abbiamo una chitarra. Spostati, fammi concentrare, dai, me la vedo io. Chitarra, io ti invoco! Se alla moda tu vuoi andare, l'Ernamo Collection tu devi indossare. Oh, ancora si è rotta. Non credo si usi così la chitarra. Ah, boh, ho visto un corso veloce su YouTube. Molto veloce. Bene, dove eravamo rimasti? Alla moltiplicazione, no? Ah sì, la moltiplicazione indica il ripetere una quantità tante volte quante ne indica l'altra. E il simbolo che la contraddistingue è questo. Che non si legge x come se fosse la lettera dell'alfabeto, ma si legge per. In matematica si legge per. Quindi diremo per esempio 56 per 45, oppure 120 per 156, e così via. Il risultato, in questo caso, lo chiameremo prodotto. Espressione del giorno. Parlare del più e del meno. Parlare del più e del meno significa chiacchierare di argomenti vari e senza impegno. Per esempio, quando incontro la mia migliore amica, parliamo sempre del più e del meno. E ora vediamo l'ultima operazione, la divisione. La divisione indica il dividere una quantità tante volte quante ne indica l'altra. E il simbolo che la contraddistingue è questo, che si legge diviso.
ma a volte è anche scritto con un trattino in mezzo ai due punti. Ok, quindi quanto fa 36 diviso 3? Un attimo. Allora. 36 diviso 3. Il 3 nel 3 va una volta, 1 per 3 è 3, con il resto di 0. Il 3 nel 6 va due volte, 2 per 3, 6. Se il risultato della divisione ha resto pari a 0, come in questo caso, si chiamerà quoto. Invece diremo quoziente se il resto sarà diverso da 0. Bene, ora tocca analizzare un altro aspetto leggermente problematico per gli studenti di italiano. Ah già, questo simbolo si legge per cento. Sì, dunque, per esempio, in questo caso diremo 25%. Quando però dovete inserire questo dato in un testo o mentre parlate, non dovete dimenticare di usare l'articolo determinativo e il verbo al singolare. Eh già, perché dovete sapere che anche se la percentuale chiaramente si riferisce a più di una cosa o persona, la intendiamo come se fosse un insieme, un po' come le parole gente, classe, gruppo e così via. Per questo il verbo andrà al singolare. Per esempio, il 50% dei candidati non ha superato il colloquio. Però adesso immaginiamo che dobbiate acquistare una cornice per una vostra foto. Dunque vi recate nel negozio e come chiedete al commesso o alla commessa la misura? In italiano, quando si parla di altezza, lunghezza e larghezza, si usa il simbolo per separarle. Mi servirebbe una cornice 18x7 cm. Ce l'avete? Mi dispiace, ma ce ne sono solo da 18x9. Le va bene lo stesso? No, grazie. Adesso, prima di concludere, abbiamo pensato di fare un breve ripasso delle principali e più problematiche unità di misura in italiano. Per esempio, la parola chilometro si scrive con CH oppure con la K? L'abbreviazione è KM, perché CM sono i centimetri. Però, quando vogliamo scriverlo per esteso, possiamo usare sia chilometro, scritto con CH, che è la forma principale, sia chilometro, scritto con K, che è la forma, diciamo, meno comune. La stessa cosa ovviamente vale per chilogrammo, la cui abbreviazione è kg. Noi vi consigliamo di utilizzare sempre la forma con ch. Poi raga, che ne so, fate un po' che volete, cioè noi che vi dobbiamo dire? Volete mettere la k? Mettete la k, cioè io me ne vado e... Calmo. Ora, una cosa che forse non sapete, soprattutto se non abitate in Italia, è che quando si parla di schermi, di televisori, cellulari, computer, si utilizzano i pollici. Esatto, per esempio il nostro televisore è 20 pollici. Vabbè, io però ho un dubbio, adesso sì. Appoggia il televisore. Ma se una persona ha un pollice molto grande, il televisore quanto diventa? 10 pollici? Eh no, avranno fatto il calcolo del pollice di una persona e usano sempre quello, no? Ah. Infine, dovete sapere che se avete il numerino 2 in alto vicino a metri o chilometri, si leggerà quadrato al singolare e quadrati al plurale. Per esempio, un metro quadrato, 10 chilometri quadrati. Giustissimo. Invece in agricoltura, per misurare l'estensione di un terreno, useremo l'ettaro. Un ettaro corrisponde a 10.000 metri quadrati.
Bene, penso che con questo possa bastare. Sì, direi che oggi abbiamo fatto abbastanza. Però, se ci sono altre cose matematiche su cui avete dei dubbi, scrivetele nei commenti e noi risponderemo come sempre. Invece, se volete fare gli esercizi automatici e dare un'occhiata a tutti i nostri contenuti, passate dal nostro sito, non ve ne pentirete. A presto! Ciao!